Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti, grazie anche agli ospiti collegati da casa. E introduciamo il Lunch Seminar di oggi, il 112esimo Nexa Lunch Seminar, qui al campus Einaudi. L'ospite di oggi è Marco Giraudo, che è un ricercatore qui al diritto privato, qui al Dipartimento di Giurisprudenza, con cui abbiamo già rapporti da un annetto circa, cominciato a frequentare il centro Nexa e ci siamo visti già un po' di volte, abbiamo scambiato molte idee. Io trovo la sua ricerca molto interessante e quindi sono contento, insomma, che tu sia venuto a fare un seminario con noi. Il titolo è Pay or OK, You Cannot Be Serious. Il titolo è in inglese, ma il seminario sarà in italiano, giusto? Grazie al cielo. Va bene, allora ti lascio la pazienza. Grazie mille per l'invito, grazie a voi per essere qui. Vediamo un po' come far partire. Devo prendere familiarità con la macchina. Allora, il titolo chiaramente vuole essere anche un po' ironico, nel senso che l'idea mi è venuta quando ho avuto notizia dell'ultimo tentativo di salvataggio giuridico di un'industria che ha dei problemi oggettivi per quanto riguarda la stabilità delle sue fondamenta giuridiche, come quelle della pubblicità personalizzata. E come disse John McEnroe, ho detto: no, you cannot be serious, non puoi dirmi che dopo anni di sconfitte in sequenza davanti alla Corte di Giustizia, Meta, di fronte a un'erodersi e a un ridursi sempre più evidente delle basi giuridiche possibili per salvaguardare per il futuro il proprio modello di business fondato sulla profilazione, sulla pubblicità personalizzata, non soltanto raddoppia e dice: vabbè, dai, proviamo col consenso, ci è rimasto questo, vediamo, facciamo in modo che resista, ma lo faccia in questa maniera, con questa sicumera che poi andremo a vedere, che conoscete meglio di me, Pay or OK, cioè impone come alternativa, pretendendo di raccogliere così un consenso valido, quella di sottoscrivere un abbonamento estremamente caro, sproporzionato per quanto riguarda sotto diversi profili, per accedere, per continuare a usare i servizi Facebook, oppure ad accettare la profilazione. E allora, come mi sembra un bel titolo, perché certamente talento ne hanno anche loro come John McEnroe, però a un certo punto le regole vanno rispettate, no? Tutti i ragazzi non amano i limiti, ma loro non sono più ragazzi, sono una società da un triliardo di dollari di capitalizzazione, quindi è il momento di prendere un po' contatto con la realtà. Allora, cosa possiamo fare oggi? Io pensavo di fare così, e grazie Maurizio veramente di avermi invitato, perché può essere un'occasione per noi anche per domandarci un pochettino che sta capitando. Cioè, noi siamo dei giuristi e io francamente per da tanti anni che sono stupefatto, ma a maggior ragione lo sono oggi, mi domando come abbiamo fatto ad arrivare a questo punto? Cioè, un'industria di questa dimensione, che mobilita queste somme, è arrivata al punto di dipendere dal successo o meno di un tentativo rabberciato di recuperare una base giuridica per il proprio modello economico che non c'è, e questo soltanto per il futuro, perché il passato è andato. Stiamo parlando di un'operazione che ha portato a una violazione sistemica dei diritti fondamentali in Europa di centinaia di milioni di persone, perché i loro dati sono stati trattati legittimamente da un intero ecosistema, con al vertice alcuni leader, possiamo prendere come esempio appunto Meta, ma tanti altri. E allora dico: come abbiamo fatto ad arrivare a questo punto? Quindi oggi vorrei provare a fare questo contributo alla discussione. Uno, dato che siamo dei ricercatori, vorrei anche provare a darci una cornice teorica. Cioè, che cosa è capitato a livello teorico? Come è possibile che sia capitato, non soltanto con riguardo a questo specifico fatto, ma in generale come è possibile che in certi contesti di rapida innovazione, di incertezza radicale, sia di natura economica che giuridica, si possano manifestarsi certe anomalie. Allora, inizierò con questa introduzione teorica, poi cercherò di introdurre il concetto appunto di futuri giuridici in competizione, che vogliono semplicemente dire che sono dei modelli economici che sono fondati su scommesse giuridiche che possono fallire, quindi possono anche essere respinte, quando sono respinte possono creare fenomeni economici che possono essere chiamati bolle giuridiche.
questa cornice teorica come può essere applicata o può essere corroborata dall'analisi di cosa è capitato nell'industria della pubblicità personalizzata. E per farlo scorreremo insieme rapidamente alcune vicende che hanno caratterizzato le innovazioni giuridiche poste alla base del modello economico di Meta e del modello economico a cui fa riferimento l'ecosistema IAB, che è questa associazione di categoria che sostanzialmente si occupa di fabbricare le fondamenta giuridiche per il trattamento dei dati personali all'interno di un intero ecosistema di profilazione che vede tra i suoi partecipanti Amazon, Google, insomma gli altri grossi player. Sono i due grandi ecosistemi, o perlomeno due dei grandi ecosistemi che ci sono in Europa e che hanno subito una serie di sconfitte importanti davanti alla Corte di Giustizia. E le utilizzeremo anche per condividere alcune riflessioni che vanno oltre appunto questi due singoli esempi, che però si applicano all'economia della, cioè al capitalismo della sorveglianza, che nel suo complesso è in crisi di identità giuridica davvero, nel senso, ma forse lo siamo noi, nel senso, forse le nostre democrazie costituzionali sono in crisi di identità giuridica se di fronte alla sorveglianza massiva non sappiamo ancora come reagire e ci domandiamo ancora se sia legittimo o meno cercare di o vietarla o in qualche maniera ridurla significativamente. Poi ci sarà un ultimo passaggio sul payer consent, tratteggiamo un pochettino cosa è capitato, vediamo come alla luce di quello che sappiamo riguardo a come la Corte di Giustizia usa il materiale giuridico che ha a disposizione e qual è il suo disegno, qual è la sua immagine giuridica, anche il modello giuridico anche di natura costituzionale che ha in mente, quindi possiamo vedere se possiamo sospettare che anche questa tentativa non regga al vaglio della Corte di Giustizia. E poi c'erano alcune riflessioni più così anche teoriche a sostegno di questo dubbio, e il finale sarà naturalmente un invito a trovare una soluzione diversa. Adesso vediamo, allora, quindi che cosa capita? Cioè, Questa instabilità giuridica, questa incertezza che accompagna il modello economico fondato sulla profilazione non è una novità, nel senso che sulla frontiera dell'innovazione tecnologica ci sono nuove risorse, ci sono nuove transazioni, ci sono nuove interazioni che devono essere giuridicamente qualificate e fondate, le risorse devono essere assegnate e gli scambi devono essere giuridicamente qualificati e sostenuti nel caso in cui siano considerati validi. Cosa capita in questi contesti qua? Chiaramente l'alternativa è non frequentarli, uno non frequenta la frontiera, ma se uno frequenta la frontiera e vuole anzi esercitare un'attività economica sulla frontiera, naturalmente deve usare innovazioni giuridiche, deve dire, in assenza di soluzioni già pronte devo produrne una, solitamente attraverso il contratto. E sulla base di queste innovazioni giuridiche io posso costruire dei modelli economici, delle attività economiche, consapevole del fatto che non sono sicuro che delle qualità giuridiche della mia innovazione, tanto quanto non sono sicuro delle qualità economiche, delle innovazioni di natura economica, ma se siamo tutti abituati a dire effettivamente nel mercato incertezza, rischio, insomma l'imprenditore di successo è quello che riesce a prevedere cosa capiterà, siamo meno avvezzi a fare questo tipo di riflessioni per quanto riguarda il mercato delle regole e le innovazioni giuridiche, ma in realtà è la stessa cosa, perché in un contesto di competizione nel campo dell'innovazione giuridica, nel tentativo di appropriarsi delle risorse e di difendere i propri investimenti anche contro i tentativi di interferenza sia privati che pubblici, c'è un'attività enorme di anticipazione di quanto anticiperanno le corti, che alla fine sono i custodi della validità giuridica, ci sono quelli che alla fine distinguono tra valido e invalido. Quindi se uno è avvezzo ai discorsi keynesiani, è la stessa cosa dell'investimento in borsa, anticipate what the others anticipate, è un tentativo di anticipare quello che gli altri potranno intendere o comprendere o interpretare in futuro quando alcune attività dovranno essere giuridicamente qualificate. Quindi sulla frontiera le innovazioni giuridiche sostanzialmente sono delle scommesse, come sulla frontiera dell'innovazione tecnologica le novità sono delle scommesse. Io dico che tutti vorranno avere impiantato nel cervello un chip, va bene, io dico di no, però vediamo.
La stessa cosa uno può dire, sì, ma secondo me sarà, tutti vogliono essere sorvegliati tutto il giorno, così avranno una sicurezza che appena hanno un piccolo mancamento, un piccolo giro a vuoto del cuore, saranno subito assistiti adeguatamente. Ma che lì una scommessa, io ne ho un'altra. Cioè, ognuno ha le sue idee, chiaramente. Cosa è importante sapere? Che queste scommesse giuridiche hanno un valore economico enorme, chiaramente. Perché nel momento in cui tu stai scommettendo sulla capacità di coordinare le tue attività, non soltanto attraverso il prezzo, ma anche attraverso il ricorso ai tribunali, e successivamente, se necessario, attraverso la minaccia del ricorso ai tribunali, chiaramente stai facendo un investimento anche su un valore economico giuridicamente protetto. E questo valore economico sul lungo periodo rimarrà tale se uno riesce a sedurre le corti, o comunque ad avere le corti, che poi alla fine dovranno decidere chi ha ragione e chi ha torto, ed averle con sé. Quindi, come capita in tutte le cose della vita, il futuro è incerto e anche il futuro giuridico è incerto, naturalmente. Quindi queste scommesse qua, però ognuno continua a vivere, ognuno continua a pianificare le proprie azioni sulla base di quello che crede possa capitare o sulla base di quanto è disposto a investire, a impegnarsi perché le cose capitino. E la stessa cosa vale appunto per quanto riguarda il diritto, quindi queste scommesse giuridiche implicitamente sono delle scommesse su un futuro giuridico, sul fatto che in futuro, quando le azioni verranno qualificate alla luce dei materiali giuridici disponibili, la mia interpretazione prevarrà. E sulla base di questa interpretazione, sulla base di queste sicurezze, io faccio i miei investimenti perché sono sicuro che sarò in grado di raccogliere i risultati positivi, sperabilmente, di questa mia attività di investimento. Naturalmente il diritto è enorme, quindi non c'è una scommessa giuridica, ci sono tante scommesse giuridiche quando uno deve costruire, edificare un essere come un modello economico. E allora deve scommettere su, nel caso della pubblicità personalizzata, deve dire, io sarò in grado di procurarmi delle basi giuridiche per il trattamento valide. Questo perlomeno ex ante, sarò in grado di procurarmi un accesso alla risorsa essenziale valido. Poi scommetto sul fatto che il modello economico che costruisco sulla base di questi dati raccolti legittimamente sarà oggettivamente compatibile con l'ordine così come inteso di natura costituzionale dalle corti. Quindi se sapete che ci sono dei limiti oggettivi all'attività economica quando vanno a scontrarsi con dei parametri oggettivi che sono indipendenti dalla validità o l'invalidità delle singole azioni che compongono queste attività, questi modelli economici, perché certe cose noi non accettiamo che vengano mercificate o condotte. Ad esempio, posso essere il fenomeno dell'innovazione nel campo della raccolta e della distribuzione degli organi, do qualche soldo qua e là, salvo un sacco di vite, però questo modello economico sarà tanto innovativo ma è incostituzionale, illegale da noi. Quindi questo sarebbe il classico esempio di scommessa giuridica fallita. Quindi non è una cosa nuova, non è una cosa che vale soltanto per il modello, cioè per l'età contemporanea, il fatto che ci sia questa incertezza, ci sia questa riflessività, cioè questa compartecipazione alla realizzazione del futuro che uno sul quale scommette e che appunto cerca di far realizzare. Però il modello di coregolamentazione, coregolazione, che poi è un modello di innovazione giuridica che sostanzialmente coinvolge enormemente e assegna la libertà principalmente alle imprese di prototipare soluzioni giuridiche, aggrava la situazione chiaramente, perché di fatto introduce dinamiche di mercato nel processo di selezione delle innovazioni giuridiche e quindi anche tutte le anomalie tipiche del mercato, che sono tante, perché ci sono i fallimenti di mercato, ci sono i fallimenti di regolazione, cioè, nel senso non esistono modelli perfetti. Il nostro problema è stato che, non so se è sulla base di un'infatuazione schumpeteriana, non so, tutti che crediamo che gli unici a sapere come andrà il mondo sono delle grandi corporations. C'è questo bias di fondo enorme. Anche i libertari, quando si parla di innovazione, diventano schumpeteriani, dicono, ma sì, ma io devo fare in modo che le industrie, le imprese possano raccogliere dati perché loro sanno, non so, nel senso, secondo me, magari un gruppo di persone che trova una soluzione innovativa migliore, più robusta, più stabile, nel senso, e comunque questa infatuazione per
e questa fiducia anche quasi magica nei confronti delle grandi organizzazioni private ha fatto in modo che effettivamente le loro innovazioni fossero rapidamente sostenute sia anche dai regolatori che hanno avuto per molto tempo timore di intervenire con la paura di essere accusati di essere ostacolo al progresso, ma anche da noi, dagli utenti, c'è stata una grandissima infatuazione collettiva nei confronti, fondata su una fiducia ingiustificata o perlomeno non così ragionevole nei confronti di grosse organizzazioni che di fatto devono fare soldi perché non possono non fare soldi perché proprio giuridicamente se tu sei una società per azioni devi fare soldi giustamente. E quindi questo modello qui ha esacerbato il tutto. Non sto a dettagliare le cose che ho scritto sulla slide, però le strategie di Stato, la cattura del regolatore, la cattura culturale sono tutte cose che penso conosciate un po' tutti. Però il livello di maggiore instabilità e di maggiore interferenza con l'ordine, l'ordine costituzionale, quando si inizia a testare il limite tra oggetto e soggetto, o quando si inizia a testare il limite proprietà-contratto, perché lì sono gli ambiti in cui oggettivamente l'innovazione giuridica può avere anche dei ritorni economici enormi, perché se io inizio a dire, se io riesco, come sono riuscito in qualche maniera, a far diventare oggetto quello che in realtà parte di un soggetto e quindi riesco a manipolare e a vendere influenza attraverso la capacità che ho di veicolare attenzione, favorire la fruizione di alcuni servizi, la fruizione di alcuni prodotti, chiaramente, ragazzi, sto parlando di un modello economico che fa oggettivamente molto redditizio. Il problema è che si fonda sul controllo, sull'interferenza incontrollata con riguardo alla libertà di altre persone, magari. Allora, quindi, cosa succede? Naturalmente, come tutte le dinamiche di mercato, c'è competizione, c'è anche rumore, c'è eccitazioni, spiriti animali, passioni, sogni, chi non ce li ha? E quindi ci sono le hype, e quindi ci sono questi momenti di mancata lucidità anche a livello accademico, nel senso, in tanti, di fronte a ogni novità di questi giganti, dicevamo, effettivamente, fanno così, perché non dovrebbero poterlo fare? In astratto è compatibile con la formulazione letterale del GDPR, perché non dovrebbe essere compatibile? Uno poteva dire, ma guarda, l'interpretazione costituzionalmente orientata, il diritto non è una sequenza di parole, ma il diritto è, sostanzialmente è un gruppo epistemico, cioè c'è un gruppo di persone che ha questo incarico nella società di costruire consenso intorno a cosa è legittimo e cosa non è legittimo, e nel farlo usa anche la legge. E infatti la Corte di Giustizia ci ha dato grande esempio quando ha trovato dei vuoti di tutela e di protezione dovute a motivi lessicali. Non ha esitato a dire, se noi interpretassimo in senso restrittivo, in senso estensivo questa disposizione, daremo luogo a un vuoto di tutela che non è tollerabile nel nostro sistema, perché noi abbiamo un sistema che è sostanzialmente di natura costituzionale, anche il diritto privato europeo è costituzionalizzato come il diritto privato dei diversi paesi europei, ha degli aspetti di costituzionalizzazione molto importanti. E quindi per dire che queste dispercezioni sono state molto diffuse e tutti abbiamo partecipato anche a queste cose, ma è normale, non è un giudizio, è un'osservazione. Quindi cosa può capitare? Che ci si crei una divergenza tra la prassi e la percezione giuridica riguardo alla validità di quello che si sta facendo e quello che invece si sta consolidando come consenso nelle corti. E questa divergenza è pericolosa perché a un certo punto può portare da un lato dal punto di vista economico all'erosione della redditività del modello, perché a un certo punto poi il diritto è lento, a un certo punto arriva, quindi uno rischia di continuare a investire in un modello che poi non sarà redditizio come crede, perché giuridicamente emergeranno delle aspetti di responsabilità, risarcimenti che non si prevedevano e quindi sarà un danno economico. Ma soprattutto qui si crea un problema politico, nel senso che è oggettivo che quando c'è un intero ecosistema che si fonda su una regola che poi è dichiarata invalida, questo è un problema politico, oggettivamente. Facile dire, vabbè, fallite tutti, non si può, cioè si può anche dire, però oggettivamente sono problemi non soltanto giuridici, non soltanto economici, ma anche di natura politica. Cosa può capitare? Un caso, scenario incredibile, il più estremo.
hanno scommesso sulla frontiera tecnologica, gli agenti economici hanno scommesso sull'esistenza di un mercato, sulla mercificazione di un bene che poi non è un bene. I dati personali, magari. Qui non si parla soltanto di perdita di redditività o di maggiore o minore appunto, profitto dell'industria, si sta parlando di scomparsa del mercato. E quindi queste sono quelle che avevo provato a definire come bolle giuridiche nel corso della mia tesi di dottorato. Poi ci sono casi un pochettino più moderati, quelli più comuni, in cui in realtà la struttura dei costi cambia ed evolve nel tempo, anche se in maniera retroattiva, a volte però non al punto da far scomparire un mercato. Queste riflessioni qui sono tutte contenute in questo articolo che ci hanno accettato al German Law Journal, quindi se non vi interessano potete trovarlo qua. Ok. Questo è quello che può capitare, quando si parla di innovazione giuseconomica alla frontiera. Ci sono scommesse giuseconomiche in competizione, ci sono interdipendenze tra incertezze di natura diversa che però sono coevolvono e interferiscono l'una con l'altra, quindi possono creare delle sorprese. Ma effettivamente, se noi guardiamo all'esperienza degli ultimi anni della pubblicità personalizzata nell'Unione Europea, a me sembra che questa storia torni in qualche maniera, nel senso che quando ci limitiamo al 2018, quando entra in vigore il GDPR, non andiamo più indietro, però per semplificare, entra in vigore il GDPR e la pubblicità personalizzata era già avviata, era già una realtà, però rimaneva un'attività di frontiera, no? Quindi c'era questa nuova attività che si poteva fare, cioè si poteva raccogliere, si possono ancora adesso, si raccolgono, saluto Meta, no, dico, si raccolgono informazioni, si inferiscono preferenze e caratteristiche personali, e sulla base di queste inferenze si fa attività di, si fanno attention merchants, cioè si vende attenzione e così facendo con queste attività di intermediazione si fanno soldi. Cosa serve per fare questa attività di frontiera nuova che non c'era 30 anni fa? Cioè, quindi è una cosa nuova che deve essere giuridicamente compresa. Naturalmente siamo i dati personali. E sono risorse essenziali, come tutte le risorse essenziali sulla frontiera, in qualche maniera devono essere giuridicamente qualificate, raccolte e distribuite, no? Buona notizia, il GDPR dice si può fare, anzi apertamente ci si fa, si può fare, anzi anche nel considerandolo, ci fa riferimento espresso, lo definisce, eccetera, quindi buona notizia, si può fare. Allora, quando una cosa si può fare, effettivamente l'animal spirit dell'imprenditore dice mamma mia, ma allora facciamo così, mi occupo io di trovare la base giuridica, l'innovazione giuridica necessaria per poter abilitare questo o per poter mantenere questo modello di profilazione. Il GDPR chiaramente dice si può fare, purché il trattamento sia svolto in condizioni di liceità. E l'articolo 6 dice che non si può, cioè il trattamento dei dati personali è vietato, salvo che non sussistano le condizioni di liceità. E ce ne sono, ho selezionato solo i 3 che sono comunemente utilizzati per scopi commerciali, purché appunto uno di questi 3 non possa essere attivato e utilizzato. Quindi l'operatore economico dice io ho questi 3 sassi e devo vedere come combinare questi 3 sassi, posso scegliere quale sasso utilizzare. In astratto vanno tutti bene, no? Però uno deve dire ma come, in astratto vanno tutti bene. E infatti la risposta ancora oggi anche agli organi di stampa di alcuni operatori economici è ma non c'è gerarchia tra le basi giuridiche. E ma nessuno dice che c'è gerarchia, semplicemente puoi usarli quando sussistono le condizioni per utilizzarle. Non c'è gerarchia tra la legge regionale sui panini e quella sulle pizze, però se tu occupi di panini non puoi usare quelle delle pizze. Però questi sono i discorsi. E allora non c'è gerarchia, quindi in astratto uno dice ma io uso la base giuridica che mi conviene di più, la più facile. Chiaro che se posso scegliere tra consenso dell'interessato, posso sostenere che quello che sto facendo, il trattamento, è necessario per l'esecuzione del contratto, o posso dire che è un legittimo interesse, sono in ordine decrescente di difficoltà, o comunque è sicuro che il consenso è assistito da una serie di requisiti così costosi che se posso evitarlo lo evito. Ed è quello che infatti hanno fatto tutti finché hanno potuto, no? Quindi gli operatori economici, in particolare Meta e altri, adesso vedremo, si sono avviati per questa strada e hanno iniziato a sviluppare e a rilasciare sul mercato le loro innovazioni giuridiche.
consapevoli del fatto che se la tua innovazione giuridica è invalida, tu hai compiuto un trattamento illecito e sei responsabile. Cioè non sei obbligato, la frontiera non è un obbligo frequentarla, no? Non sei obbligato. Se la vuoi frequentare, sappi che è incerta, tanti soldi, ma anche responsabilità, non si può soltanto prendere un aspetto. Allora, cosa è capitato? Una serie di imprenditori di enorme successo commerciale hanno iniziato a elaborare le loro innovazioni giuridiche strumentali e complementari al modello economico. Faccio l'esempio di Meta, faccio l'esempio dell'IAB, Interactive Advertising Bureau, che è questa associazione che riunisce una sezione di categoria di tutto l'ecosistema della pubblicità personalizzata che non è al di fuori di Meta. Ce ne sono altri, ma questi sono i due grossi, no? Adesso in pochi minuti vediamo la vicenda legata all'innovazione giuridica di Meta, che è una sequenza di sconfitte davanti alla Corte di Giustizia, e poi vediamo più brevemente la vicenda del Transparency and Consent Framework dello IAB, che ha avuto una battuta d'arresto poco tempo fa e che per entrambi i casi venivano spacciate come fully compliant con il GDPR, nel senso anche a rischio di chi comunque prometteva questa compatibilità e questo rispetto del GDPR, perché effettivamente poteva essere anche considerata pubblicità ingannevole, non lo so. Comunque. E poi vedremo come questa vicenda di diffusa illegalità o di diffuso fallimento giuridico sperimentato da operatori economici che invece sul lato commerciale non hanno che vittorie, vedremo come questo però invece apre uno squarcio su un intero ecosistema che vive una situazione endemica di illegalità. Ma eccoci tutti, l'Università di Torino, abbiamo Google, oggettivamente che usa Google Analytics, in altri posti non lo fanno usare, invece noi lo usiamo, quindi oggettivamente anche noi non sappiamo bene come muoverci ancora. Allora, la vicenda di Meta la conoscete meglio di me, appunto. Comunque entra in vigore il GDPR, Meta dice troviamo una soluzione giuridica che sia economica, rapida ed efficace. Ok, per giustificare i trattamenti di dati personali al di fuori di Facebook, perché sono quelli che valgono tanto, effettivamente. Così Facebook può anche competere con altri inserzionisti, con altri publishers nell'ecosistema internet, utilizzando però la stessa base, lo stesso audience, perché può anche lui vendere dati a quelli che leggono il giornale, può anche lui vendere dati a quelli che leggono la Repubblica, perché può accedere ai dati off Facebook e quindi può anche fare degli sconti, essendo un gigante, oggettivamente ha delle spalle più larghe di altri. Come avviene questa raccolta? Come si fa a procurarsi la base giuridica per il trattamento? Avviene con una richiesta take it or leave it, entra in vigore il GDPR, dicono o tu accetti i termini e condizioni, i termini del servizio, oppure dovrai abbandonare il servizio. E poi retrospettivamente, perché sul momento non si erano premurati di collocarlo espressamente come contratto, come base giuridica, c'è stato un po' di confusione all'inizio, però, e hanno detto lo giustifichiamo con il contratto base giuridica 6, appunto la lettera B del paragrafo primo dell'articolo 6. Questa scommessa è sul breve termine molto, molto economica, ma è anche ragionevole, perché si attendono che sul lungo verrà considerato come necessario per l'esecuzione del contratto questo tipo di trattamento, allora si resisterà anche allo scrutinio delle corti. Vado veloce perché siamo indietro, però sostanzialmente reazioni di tanti, tra i quali Max Schrems, che è oggettivamente una persona da rispettare, perché al netto del merito è una persona che sta facendo delle battaglie di principio, proprio nel reclamo davanti al DPA austriaco, che poi si rivolge agli irlandesi. Morale della favola: nonostante gli irlandesi non volessero in maniera efficace esercitare la loro responsabilità di regolatori capofila, data protection authorities capofila, e quindi anche effettivamente verificare che le basi giuridiche fossero valide, utilizzate da Meta, cosa succede? Che all'esito di una serie di procedure aggravate che coinvolgono
tutte le altre data protection authorities interessate, inclusi gli italiani. Cosa succede? Che la European Data Protection Board assume una decisione vincolante, impone agli irlandesi di rivedere la loro posizione, giudicare invalida la base giuridica utilizzata da Facebook, la base giuridica del contratto, e ad alzare le somme irrogate con una multa, perché altrimenti non c'è nessuna funzione deterrente e non c'è nessuna effettività di tutela. In risposta a questa decisione vincolante, Meta si sposta su legittimo interesse. Nel frattempo cosa capita? Che incidentalmente in Germania, a partire dal 2019, dato che la competizione anche nel mercato delle regole è evidente, tutti ormai ne sono consapevoli, il Bundeskartellamt, che è il garante della concorrenza in Germania, cioè l'autorità garante della concorrenza, solleva la questione, impone a Meta, fa divieto a Meta di subordinare l'accesso ai propri servizi al trattamento dei dati, perché ritiene che sia un comportamento che integra la fattispecie dell'abuso di posizione dominante. Comunque, che sia questa fattispecie o un'altra, in questo momento non ne sono sicuro, però penso comunque che entra un illecito di natura concorrenziale. E nel farlo, naturalmente, deve in qualche maniera interpretare il diritto dell'Unione Europea in materia di protezione dei dati personali, per dire che Meta lo stravolge e lo manipola a suo vantaggio a detrimento dei concorrenti. Vicenda giudiziaria articolata, si arriva alla Corte di Giustizia, che l'anno scorso, nel 2023, dice: amici miei, tante cose, dice, tra queste, sulle basi del trattamento, dice: ragazzi, il legittimo interesse e il contratto non reggono, cioè non funziona, e adotta una interpretazione molto restrittiva del concetto di necessità, no, del trattamento. Seguono una serie di vicende, si arriva al punto in cui, anche su stimolo della Data Protection Authority norvegese, l'European Data Protection Board impone la sospensione del trattamento su queste due basi, dicendo che sono illegittime, cioè non integrano i requisiti per poterle utilizzare. Ok, cosa succederà? Arriva il pay or consent. Finiti i termini massimi per adeguarsi alla decisione, Meta passa a consenso e utilizza il pay or consent, lo discuteremo più tardi. In questa decisione qui c'è il motivo per cui c'è quel piccolo appunto che vedremo dopo, che è quell'aggancio che permette a Facebook di dire: vabbè, io userò il pay or consent perché la Corte non ha escluso a priori che si lo possa utilizzare. Ok, quindi qui prima parabola, è finita sta storiella di Meta. Meta gli è andata male su tre basi che poteva utilizzare, due sono saltate, e adesso questa qui vediamo che succede. In ogni caso sul passato non si può fare nulla, è trattamento illecito, adesso vediamo cosa succederà. E sul futuro, magari, non so, sul futuro non si sa, incerto, lo sappiamo tutti. Rapidamente, questa storia è un po' simile per quanto riguarda lo standard dell'industria, della pubblicità personalizzata. Ho riportato il testo proprio che è stato pubblicato sul loro sito, perché mi sembra di leggere la Costituzione degli Stati Uniti: built by an industry for the industry, creating a true industry standard approach. Cioè Madison, ragazzi, talmente Madison che è dichiarato invalido da un amico, cioè degli amici belgi, si va davanti alla Corte di Giustizia e la Corte di Giustizia sconfessa una serie di tesi fondamentali alla base dell'architettura giuridica di questo ecosistema, che regge. Ragazzi, la struttura dei titoli e la struttura dei costi cambia significativamente, perché IAB, che asseriva di non essere in nessuna maniera soggettata al GDPR, di non essere titolare di alcun trattamento perché il consenso che raccoglieva non costituiva dato personale, si vede opposto che il consenso è un dato personale sulla base del quale poi tutto l'ecosistema a valle può giustificare il trattamento dei dati personali. Lo qualifica come co-titolare del trattamento, quindi con tutte le responsabilità che ne conseguono, e sostanzialmente dice: ragazzi, quello che capita nel tuo ecosistema
io non sono giudice del fatto, quindi non posso dirti adesso, però posso dirti che i giudici del fatto e i giudici di merito potranno valutare caso per caso se effettivamente tu, come IAB, attraverso il tuo standard di industria, hai in qualche maniera orientato alcuni trattamenti, ne hai favoriti altri, alcuni mesi. Quindi l'incertezza è enorme, chiaramente, nel senso se, non so se uno avesse un prezzo da associare alle azioni di IAB il giorno dopo questa sentenza, oggettivamente, non so, prima i rischi erano bassissimi, il giorno dopo sono enormi, inquantificabili, non so. Però non c'è il mercato che fa su, va sempre su, quindi non c'è problema, ma non, il problema non è il mercato, il problema è che anche il dibattito pubblico fatica ad avanzare, ma perché tutti noi siamo smarriti, oggettivamente, perché è difficile trovare un senso a quello che sta capitando. Ok, rapidamente, questi due esempi di grande siccome era nel dire che effettivamente le basi giuridiche sono state assicurate e che l'ecosistema regge e che si può fare quello che sta facendo da parte di grandi colossi, portano a, a uno stato di state of affairs unconstitutional, come dicevano in Sud America, nel senso che questo non funziona, cioè non c'è un cattivo da qualche parte, ma tutto questo non sta funzionando. Però tutto questo non sta funzionando si applica a tutti, nel senso che proprio chiunque tratti i dati è in posizione di difficoltà, perché oggettivamente, come riporta questa indagine che ha commissionato Neuberg, quindi l'associazione di Schrems, che ha visto la partecipazione di 1000 DPO, tutti rilevano, ma anche noi sulla base dell'aneddotica personale, che ci sono magari violazioni ovunque, nel senso oggettivamente c'è un sistema di non compliance. Uno dice, è una bolla giuridica? Cioè cadrà tutto? Non lo so. Quello che sappiamo è che è tutto in subbuglio, oggettivamente. Però, ok. Quindi dopo questa sequenza di rare sconfitte che questi giganti hanno vissuto negli ultimi anni, effettivamente mi ha sorpreso anche l'arroganza e la violenza giuridica, nel senso chiaramente, comunque la buttata sicumera con cui hanno replicato, Meta ha replicato lo schema take it or leave it, che gli era già stato invalidato con la sentenza Bundeskartellamt, cambiando soltanto i due termini della questione. Sostanzialmente ha posto di fronte ai suoi utenti, io non ho più Facebook, quindi a me non è arrivata questa alternativa, però sostanzialmente tutti abbiamo ricevuto l'alternativa di pagare una somma spropositata oppure abbandonare i social network e tutti gli investimenti e il capitale sociale che abbiamo costruito noi su quel social network che ci appartiene, oppure accettare il trattamento dei dati personali. Forse il 90%, 99%, dal 90 al 100%, dal 90 al 100% gli utenti hanno accettato. Normale. E però sulla base di questo consenso raccolto in questa maniera, Meta continua a trattare i dati personali e ritiene che questa soluzione possa resistere alla critica davanti alla Corte di Giustizia. Vedremo. Slide molto veloce, ma rapidissima. Non ho chiaramente ricordato il passaggio rapido della decisione del Bundeskartellamt, sulla base del quale, cioè prima ho fatto riferimento a questa frase, sulla base del quale Facebook ha pensato di poter utilizzare questo payer consent, perché effettivamente la Corte di Giustizia ha detto che non è che in astratto sia invalida questa soluzione, però deve essere necessario, cioè deve essere appropriato questa somma. E cosa vuol dire appropriata? Oggettivamente è anche difficile valutarlo da un punto di vista proprio fattuale, perché l'Unione Europea è così diversa al suo interno che quello che può essere adeguato per, cioè, questo qui sono argomenti presi dal reclamo di Schrems, cioè quello che può essere adeguato in Germania non è adeguato in Grecia, non è adeguato in Romania, nel senso che appunto siamo diversi, oppure a livello aggregato uno dice può essere una soluzione valida nel caso concreto magari per Facebook, però se tutti utilizzano questa alternativa oggettivamente avere la tutela della privacy online diventa estremamente costoso, quindi l'alternativa è o non frequentare l'online oppure rimanere profilato.
o comunque in ogni caso si introduce una discriminazione sulla base, ma non soltanto del reddito, anche, magari anche della consapevolezza, ma, e questo è problematico da diversi punti di vista. Ma un aspetto molto rapido e interessante è loss of profit. Loro dicono, e lo dicono in tanti, anche quelli che fanno riferimento alle decisioni IRB. Sì, ma una soluzione diversa, voi, cioè un modello giuridico diverso per giustificare questa attività economica, non ci garantisce lo stesso livello di profitto. Chi ci compensa? Nessuno. Nel senso, se un'attività per essere redditizia deve vedere i diritti tutelati, non è un'attività così profittevole. Nel senso, paghiamo tutti di più le macchine perché non vogliamo che inquinino, paghiamo tutti dei prodotti perché vogliamo che chi li produce paghi i propri dipendenti secondo i loro diritti, rispetti, paghi le ferie. Stessa cosa, non capisco perché non deve essere applicata anche a questo modello economico, che invece pretende che appunto il mancato profitto misurato su un periodo storico in cui l'attività si basava su trattamento illecito debba essere compensato con un prezzo esposto. Questo non ha nessun senso. Cioè, probabilmente il livello di profitto che tu hai, di cui hai goduto in questi anni, è oggettivamente sproporzionato perché non stai pagando quello che stai vendendo. E quindi, però li usano questi argomenti. Io sono rimasto sorpreso. Questo non lo guardiamo naturalmente, però se uno si dice ok, adesso andiamo a vedere cosa dice la Corte di Giustizia quando si parla di consenso valido nell'ambito del GDPR. Non è facile raccogliere un consenso valido per il trattamento, non stiamo chiaramente a leggerlo, però è a carico del titolare del trattamento dimostrare che naturalmente l'interessato abbia letto e digerito, e non so l'italiano come l'abbiamo tradotto, però dico, è fatto proprio interiorizzato le conseguenze prevedibili di ogni tipo di trattamento. Un po' difficile immaginare che, e infatti, come dice il caro amico Esposito, è un professore spero presto associato in Portogallo, già in tempi diversi diceva, è un po' difficile immaginare che ci sia un consenso valido nell'ecosistema digitale se questi sono i requisiti. Infatti il motivo è che forse, per come stanno interpretando il GDPR, non è detto che questo ecosistema digitale così come è immaginato possa esistere, non lo so. Comunque poi c'è chiaramente l'ultima, il riferimento alla decisione del Bundeskartellamt, comunque ha detto chiaramente il fatto che ci sia una posizione di dominanza sul mercato, il fatto che esista il lock-in, sono tutti elementi che possono essere considerati dall'interprete per valutare se effettivamente nel caso concreto c'è stato il consenso per l'ottenimento dei dati. Ma sono tutte cose che sappiamo e che però servono soltanto per dare l'idea di quanto effettivamente, una volta che sono saltate le altre due basi giuridiche, adesso il gioco inizia a essere un po' più difficile. Notizia di ieri, è avviata l'indagine per ai sensi del Data Market Act, Digital Market Act. Vedremo cosa succederà, sempre in punto che per il ok o validità del consenso. La sappiamo tutti, chiaramente espressamente il GDPR esclude che l'accesso a un servizio possa essere condizionato al trattamento dei dati personali, a meno che questo trattamento dei dati personali non sia necessario per l'esecuzione del contratto, però è difficile sostenere che in questo caso specifico la nozione di necessarietà possa essere intesa in maniera diversa rispetto a come è stata intesa nella recente giurisprudenza, in termini estremamente restrittivi. Allora, qui è un tema di fondo che salterei, però oggettivamente qui quando si arriva a questo punto, quando si mette proprio di fronte l'alternativa, o ti fai profilare, o mi paghi, stiamo arrivando proprio a toccare il nervo tra oggetto e soggetto, nel senso che, ok, mi devo comprare, i soldi comunque hanno una rilevanza importante per quanto riguarda l'effettività dei miei diritti fondamentali. È una domanda difficile, no? Ok. Adesso invece volevo, al netto di tutte le argomentazioni più puntuali e tecniche legate al fatto che sia valido o invalido questo consenso, così raccolto, uno si può domandare, ma perché effettivamente vogliamo che ci sia una tutela forte del consenso in questa materia? No. Nel senso, la teoria della preferenza rivelata, come alcuni sostengono, cioè chiaramente molto discutibile, dicono, sì, io faccio una cosa perché volevo farla, chiaramente
ci sono praticamente tre ordini di cose che, non, cioè, che vengono trascurate: non c'è solo l'azione, c'è il sistema di motivazioni, il sistema di credenze riguardo agli effetti delle proprie azioni e le azioni. Quindi, prima di leggermi nella testa, grazie al cielo, però, perché appunto dobbiamo normativamente, in qualche caso, chiedere anche un sacrificio ad alcune persone per quanto riguarda la disposizione dei loro diritti fondamentali, perché non c'è un pasto gratis, ma neanche per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali. È chiaro che una interpretazione molto forte del consenso mi impedisce a me, magari consapevole, forte, ricco, mi impedisce di fare delle cose che mi verrebbero comode, no? Magari il trattamento, cioè, lo facciamo già adesso, molti di noi non siamo discriminati perché siamo profilati, non tutti, però se uno è professore universitario ed è profilato ha solo vantaggi, perché tu, cioè, hai soltanto contatti di un certo tipo, ti mandano solo cose. Se tu invece inizi ad essere un cattivo pagatore, ad avere problemi qua, problemi là, vedi che inizi a essere emarginato e avere interazioni sociali in uno spazio che ti è costruito sulla base dell'immagine che altri hanno di te, e magari non è quella che tu vorresti avere, però l'immagine che altri hanno di te è quella derivante dalla profilazione, quindi dal tuo passato. Quindi c'è il fatto che ci sia un modello di consenso molto forte non è gratis, quindi alcuni potrebbero pagare, ma questo dovrebbero rinunciare alcune cose che non possono essere comode, ma questo può essere chiesto sulla base degli obblighi di solidarietà che abbiamo gli uni nei confronti degli altri. Qual è il problema di fondo quando si parla del mercato delle regole, cioè della selezione delle innovazioni giuridiche nel campo del consenso e quindi dei materiali diritti fondamentali attraverso la competizione? E che alcuni sono repeat players, di gente che gioca, cioè sulle piattaforme fanno questo gioco sempre, nel senso ogni volta possono contrattare e hanno due obiettivi in mente quando contrattano. Uno è la transazione puntuale, dire, prenderti i soldi o prenderti i dati, ma l'altro sono le regole. Sul lungo periodo loro giocano per le regole, perché io posso, se io ho un miliardo di utenti, posso anche rinunciare a 1.000 utenti, 10 milioni di utenti, posso rinunciare, ma non posso rinunciare se non sono obbligato alla regola, perché è la regola che mi rende così redditizio il modello economico. Questa è la classica distinzione tra giocatore singolo e giocatore ripetuto, è tipica della law and society, letteratura, Mark Galanter, eccetera. Quindi dal punto di vista dell'utente, tipo io, mi capita a volte di io non voglio usare Affluences, non capisco perché devo essere profilato per andare a leggere in biblioteca, cioè è una roba imbarazzante. Se devo proprio andare lo faccio, se no non vado più in biblioteca, cioè è finis, come direbbero altri. Però è normale che sul piano individuale il costo non è credibile che un sistema possa funzionare se per funzionare le persone devono liberamente, senza certezze di avere benefici, pagare un costo a favore di un fantomatico benessere collettivo che dipende dal fatto che tutti gli altri facciano la stessa cosa, no? Un classico problema di azione collettiva, no? Quindi in questo contesto di squilibrio tra incentivi e oggettiva capacità strategica di lungo periodo, è difficile immaginare che un consenso inteso in senso molto, molto blando e molto passivo possa assicurare un livello di protezione sufficiente per quanto riguarda i diritti fondamentali e quindi il consenso, perché oggettivamente il consenso al trattamento è una precondizione per la tutela di tanti altri diritti. Ok, questa cosa qui della tutela della maggioranza mi è piaciuta, l'ho messa, nel senso che tutti noi non esiteremmo a dire che se il Parlamento, attraverso un compromesso politico sostenuto da una maggioranza, decidesse di adottare una regola che viola sistematicamente i diritti di alcuni, di tutti, di alcuni, questa qui giustamente sarebbe la Corte Costituzionale che potrebbe annullarla, no? Dichiararla incostituzionale. La stessa cosa deve poter capitare anche in un modello di innovazione giuridica che delega la selezione delle soluzioni a dinamiche di consenso di natura di mercato. Cioè, perché se tutti passivamente accettano questa soluzione che lede o che interferisce con i diritti fondamentali, io posso anche essere io da solo o una minoranza, devo sottostare a questa scelta, a questa preferenza di una maggioranza legittima, ma che non deve imporsi anche a me perché coperta dai diritti fondamentali.
perché altrimenti il rischio è che il prezzo della nostra libertà la facciano chi la valuta di meno, è normale, perché gente, chi la valuta di meno la via per poco, e se sono in tanti nessuno ha interesse a negoziare con me un prezzo diverso, perché è il solito discorso, repeat player, single player. Secondo elemento, c'è un problema di conoscenza, è evidente, lo sappiamo tutti, questo in tutti i campi, anche in questo caso tendiamo a sottostimare, soprattutto quando ne abbiamo bisogno, quando c'è una dissonanza cognitiva che ti dice voglio fare questo ma non posso farlo perché non dovrei farlo perché so che poi mi sorvegliano, ma se posso trovare una soluzione così di comodo, c'è un'euristica un pochettino compiacente, è più facile per me sovrastimare i benefici e sottostimare i costi. Vado verso la fine. Una cosa molto bella è che tutte queste cose qui le sappiamo tutti, ma da sempre, in particolare Calabresi con la C minuscola, scusate per tutti i typo che ho lasciato, ma mi capita. E, nel suo bellissimo libro I doni dello spirito maligno, Guido Calabresi parla dello spirito maligno della innovazione tecnologica, no? Dice, ragazzi, qui c'è questo spirito maligno, che immaginiamoci questo spirito maligno che viene e ti dice, io ti posso proporre, ti posso far trasformare la società, risolvere tutti i problemi, né? A prezzo di qualche manciata di vittime, a prezzo di qualche incidente, qualche capita, la macchina, tutte le cose. Né? E lui dice, noi tutti ci confrontiamo costantemente con questo spirito, come giuristi, come dice. E il problema grosso è che tu non puoi neanche scamparla dicendo ma lasciamo che decidano le persone per loro stesse se adottare o non adottare la nuova soluzione, perché sappiamo che in molti casi, tipo le macchine, tipo internet, ci sono delle esternalità negative che pagano i non adopters. Chi non adotta la sorveglianza o chi non adotta lo smartphone paga dei costi veri, e soprattutto dato che sono sempre di meno quelli che in un adopters perché pagano i costi veri, anche mancano le offerte per i non adopters, perché se nessuno è un adopters perché nessuno vuole pagare il prezzo di non essere uno che abbraccia questa nuova tecnologia, nessuno si mette a investire per trovare una soluzione diversa per finanziare la pubblicità online, attraverso, non so, il contesto dell'advertising, che ne so. E quindi dice che in realtà ogni volta che c'è un'esternità negativa per chi non adotta la tecnologia, è un pochettino ipocrita immaginare di delegare a consenso la scelta collettiva se adottare o non adottare questa nuova tecnologia. Questo qui appunto riprende quel passaggio lì. E, ho resistito 3 anni a prendere lo smartphone, che non lo volevo. Ho perso di aver perso una quantità di occasioni di lavoro che veramente non potevo più, perché o partecipi o non partecipi, però posso dire apertamente che ho usato lo smartphone, non lo volevo, ci fosse una soluzione reale, efficace, la prenderei. Stessa cosa per Gmail di Unito, perché io non voglio usare Gmail, perché vuoi che i miei dati vengano trasferiti altrove, però lo facciamo, perché non c'è assolutamente, se no mi scrivono su Unito e io non posso rispondere e vengo anche sanzionato. Comunque, per concludere la cosa, richiamando il ragionamento sull'equivalenza di modelli di innovazione giuridica che devono essere neutrali in termini di tutela dei diritti fondamentali, cioè noi possiamo usare la coregolazione, possiamo usare la legislazione in senso più tradizionale, però per essere proporzionato, quindi cioè un intervento proporzionato, quindi il principio di proporzionalità deve essere rispettato per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, noi dobbiamo essere in grado di farlo funzionare, quindi cioè se da un lato per quanto riguarda l'innovazione giuridica in campo della sorveglianza pubblica, con la Digital Rights Ireland, la Corte di Giustizia ha detto sì, il legislatore in questo campo però non ha tutta la discrezionalità del mondo, perché stiamo parlando di diritti fondamentali. La stessa cosa si applica a tutti gli interpreti e innovatori giuridici del settore privato, perché ci mancherebbe che il Parlamento non possa, invece un imprenditore possa decidere liberamente di interferire nell'equilibrio tra libertà in maniera superiore rispetto al Parlamento politicamente legittimato comunque dalle elezioni democratiche. Ultima cosa e poi vi lascio, vi ringrazio veramente per aver ascoltato. Di fondo c'è una grande competizione
tra teleologie, cioè tra interpretazioni teleologiche del diritto, no? Io so, posso interpretare quello che voglio, però c'è un'idea di diritto, no? Da un lato c'è Marx che dice che il diritto serve per far cose, no? Cambiare, innovare, cambiare le norme sociali. Lui nel 2010 si gasava su Time dicendo che aveva cambiato la norma sociale, ormai tutti andava bene condividere, perché lui oggettivamente li metteva di fronte all'alternativa: o ti fai tracciare o non esisti socialmente, ed effettivamente funzionava molto bene. E lo IAB che dice questo è lo standard fatto dall'industria per l'industria, e lo dice pubblicamente, poi si stupisce che la Corte di Giustizia si ma guarda, cioè qui c'è anche qualcun altro oltre all'industria. E quindi c'è questa idea qua, no? Il diritto come strumento di, per, strumento di lotta e competizione economica, politica. Invece c'è la teleologia, che è esposto due giorni fa il presidente della Corte di Giustizia, intervistato dall'European Data Protection Supervisor, e ha detto beh, cioè, le tecnologie digitali devono servire le persone. Cioè, tu puoi dirmi quello che vuoi, ma nel dubbio io so dove tratti stare. Perché nell'incertezza è una scelta di valori, una scelta di decidere da che parte stanno le corti. E le corti stanno di qua. Ed è molto importante che lo dica il Presidente della Corte di Giustizia, ed è ancora più importante che espressamente in questa intervista dica che in particolare la tutela della privacy deve essere realizzata nei confronti di Big Tech. Vi consiglio di andare a vedere questa intervista. L'ha detto espressamente, che è sorprendente. Insomma, stiamo arrivando ad un conflitto molto, molto, molto pesante. E naturalmente nell'ambito di queste interpretazioni teleologiche dobbiamo considerare che appunto non soltanto la base giuridica può essere poi invalidata, ma anche proprio il modello economico di per sé può essere considerato in conflitto con l'ordine costituzionale così come è interpretato e inteso dalla Corte di Giustizia. Infatti sono le questioni pendenti, e ci sono i temi che conosciamo tutti della manipolazione del discorso pubblico, delle esternalità costituzionali e delle minacce all'integrità delle istituzioni democratiche, eccetera. Insomma, questo qui è sono dei pensieri così, poi per pensare un po' insieme. Grazie. Grazie Marco, veramente splendido seminario, molto chiaro. Siamo un po' arrivati alla fine del nostro tempo. Scusate. Ma diciamo che meritava tutto il, diciamo, il tempo, il tuo argomento che era molto, molto elaborato, quindi grazie davvero. Direi che magari abbiamo tempo ancora, non credo che ci sia un'altra lezione in arrivo, quindi siamo fermati ancora 5 minuti se ci sono un paio di interventi, domande, commenti, così poi magari continuiamo la discussione dopo off records. Vado io. No, volevo sapere come valuti il fatto che a fronte di un problema che adesso oggi abbiamo parlato del problema delle basi giuridiche e quindi di quella che tu chiami bolla giuridica, però il mercato non si è comportato finora, no? Di conseguenza, perché non c'è stata, nel momento in cui si pronuncia la Corte di Giustizia, non c'è il giorno dopo un crollo delle azioni di Facebook, un crollo delle azioni di Google, e quindi forse non è questo di cui parlavi prima, cioè la sfida in questo momento sembra quasi tra un modello economico che ha messo però delle radici anche culturali, no? Certo, perché noi certo. Ovviamente siamo posti di fronte al continuo a usare Instagram, Facebook, sì, perché lì voglio esistere. Certo. E non mi pongo neanche il problema se andarmene a pagare, e dall'altra invece un problema di regolamentazione che si esprime attraverso decisioni delle corti, è un conflitto che in questo momento non si capisce bene chi sta vincendo, nonostante le bastonate che sono state date. Quindi cioè, la domanda è come valuti il fatto che non ci siano stati dei crolli poi in borsa, anche nei momenti di grosse... Certo. Sanzioni. Posso aggiungere anche una cosa a quello che dicevi tu? Effettivamente nella storia di recente, insomma, di Internet, abbiamo visto
il caso di copyright, per esempio i nomi di Napster, Grokster, Kazam, adesso esistono solo nelle mie slide quando presento del digital copyright. Lì erano scommesse giuridiche, perse la scommessa, però quelle compagnie sono state spazzate via dall'oggi al domani. E mentre invece adesso è il too big to fail o è qualcos'altro che è in gioco nel fatto che appunto queste sconfitte giuridiche sembrano non avere effetto poi sulla struttura del capitalismo della sorveglianza. Sì, sono totalmente d'accordo, infatti è un po' diverse. Il problema è che non è più nell'economia, nel diritto e politica, chiaramente, ma adesso possono scomparire davvero i mercati, perché ha detto gli Stati Uniti hanno detto io spengo TikTok perché io sono potente abbastanza da poterlo spegnere. Stessa cosa che per il motivo stesso per cui noi non vogliamo trasferire i dati negli Stati Uniti, non voglio essere controllato da una potenza straniera. Però questo è come quando si rompe un consenso, un silenzio, no? Possono scomparire. Può diventare oggetto di contesa politica e non è protezionismo economico il fatto di non volere che i propri dati vengano trasferiti negli Stati Uniti. È sovranità. Cioè, è oggettivo che, ma infatti noi non siamo sovrani, quindi noi non abbiamo la forza di affermarsi, però non mi stupisce, ne parlavamo prima in ufficio con Vittoria, non stupisce che il Presidente della Corte di Giustizia ieri per la prima volta abbia detto i big tech, proteggere contro i big tech, è stato intervistato. Il Presidente della Corte di Giustizia non ho mai sentito parlare, nel senso non pensavo neanche parlasse. Invece ha parlato, perché la settimana scorsa hanno detto, i repubblicani e i democratici hanno detto entrambi, a noi va bene, o vendete a un americano, cosa che i cinesi non accetteranno mai, oppure li chiudiamo. Cioè, e chiaramente siamo qua, cioè, infatti io speravo fosse una bolla, no? Cioè, spero sia ancora una bolla, perché vuol dire che prevale il sistema costituzionale, ma come tutte le cose, uno fa anche teoria per dare strumenti di argomentazione a chi la pensa come te, però oggettivamente temo non sia una bolla, cioè, l'alternativa è la crisi costituzionale che stiamo vivendo. Provo a dire una cosa improvvisa, perché a me comunque qualcosa non torna nel tuo discorso, nel senso che intanto è un discorso molto eurocentrico, cioè la protezione dei dati ce l'abbiamo, no? Non c'era gli Stati Uniti, non c'era la Cina, non c'era qualcosina l'India, ma non costituzionalizzata. E quindi, voglio dire, stiamo costruendo un mostro maligno nelle big tech che usano questo capitalismo della sorveglianza, quando tutto sommato è proprio solo un nostro mostro maligno, nel senso che riusciamo a governarlo con le sentenze perché abbiamo diritto alla protezione dei dati, ma in America questo problema non si pone, si pongono mille altri problemi di concorrenza, di accesso al mercato, ma di privacy, ma non di protezione dei dati. E la sensazione che ci sia un po' un errore prospettico per cui il diritto alla protezione del dato non è un diritto sui nostri dati, se no avrebbero scritto che noi abbiamo diritto ai nostri dati, mentre noi non abbiamo diritto ai nostri dati, ma abbiamo diritto a che siano protetti, che è una cosa diversa. Per cui è del tutto legittimo che io mi faccia profilare da una società commerciale perché preferisco avere delle pubblicità che mi interessano piuttosto che delle pubblicità che non mi fanno un cazzo, detto così. Certo. Ciò che voglio è che quel dato che io do sia protetto. Cioè mi sembra, ma lo dico un po' provocatoriamente, cioè, nel senso che stiamo costruendo dei mostri sulla base di un diritto mostruoso, che non è quel diritto lì. E io continuo a pensare che internet, quando tu parli di sovranità, io dico, ragazzi, però abbiamo internet che è globale, allora vogliamo continuare a lottare sulle sovranità statali con mille punti di vista diversi a fronte del mondo si sta unendo, cioè a tempo zero, prendiamone atto, è un cambiamento epocale che porta delle conseguenze, per cui per noi europei che abbiamo diritto alla protezione dei dati, le big tech sono un disastro, forse il disastro sono gli stati. Io avrei preferito se il Presidente della Corte di Giustizia avesse detto che difendeva più che dalle big tech, dal
sorveglianza di massa di chi già il potere ce l'ha, che è il potere statuale, e questo non si vede. Ma questo è un problema mio. Cioè, voglio dire, proviamo a non enfatizzare troppo e a non perdere dei punti di vista che magari sono davvero di frontiera. Cioè, adesso abbiamo un'intelligenza artificiale, faremo una battaglia folle per far sì che non si usino i dati personali per addestrare l'intelligenza artificiale. Magari l'intelligenza artificiale è una palla di fumo totale e sono le più cretine dei pappagalli stocastici. Invece magari è una roba che risolverebbe dei problemi del mondo e che è bene che sia addestrata con più dati possibili, anche personali. Come facciamo a dire a monte, ragazzi, noi europei ci abbiamo ragione, i dati non si toccano, sono tutti cattivi, c'è il capitalismo e la sorveglianza, e poi però li usiamo tutti perché sono robe positive, che ci cambiano la vita, che ci risolvono mille problemi, che ci aiutano in mille cose. Cioè, mi sembra che ci sia un problema quasi sopra. No, ma in realtà... Ma non so se li stiamo raccogliendo, anche se non quelli di quei interventi di Lengino, però non so se volevi rispondere. No, ma nel senso che qui proprio il problema di fondo è quello, esattamente. Io non sono d'accordo sul fatto che, ad esempio, infatti è il classico problema di cui è quasi una guerra di religione, nel senso che io non credo che sia reversibile il global internet, non credo che anzi, sono felice che ci siano modelli costituzionali diversi in Europa e negli Stati Uniti e in Cina. Infatti per noi la sorveglianza è un problema perché noi abbiamo un modello, poi sono tanti modelli in Europa, però il modello post-fascista è molto attento alla concentrazione di potere senza controllo. In particolare per quanto riguarda la sorveglianza, noi abbiamo una ferita storica che ci fa essere un po' più attenti su questa cosa, altri magari la questione razziale, perché no, ognuno ha la sua storia, no? Però ad esempio io sinceramente mi augurerei che innanzitutto il global internet è un problema di sicurezza, nel senso che fin tanto che non ci sono frontiere su internet, Putin può attaccare il mio ospedale. Io spendo un sacco di soldi per difendere il mio ospedale. Spendiamo 100 euro a testa in cyber security nelle imprese perché siamo collegati a internet. Great firewall. I cinesi l'hanno fatto perché loro vogliono... 3 miliardi. Sì, sì. Beh, ma noi siamo mezzo, nel senso, siamo anche 50 milioni, nel senso... Il problema è che se tu mi fai un discorso di valori, ognuno ha, io non cioè, prenderei mai la cosa internet italiana, cioè no, no, nel senso, un grande firewall, no, stiamo facendo un discorso europeo, no, stiamo facendo un discorso europeo, naturalmente sono degli spazi abbastanza grandi. Tu puoi identificare uno spazio costituzionale il più possibile omogeneo, poi chiaramente il governo europeo non è omogeneo, quello costituzionale, ci sono modelli diversi, però non mi scandalizzerei in nessuna maniera, anzi lo vedrei in senso positivo. Perché soprattutto la sicurezza è una precondizione per la libertà, nel senso che io non... poi appunto è una questione anche di sensibilità, di fiducia, però io non credo che il fatto che ci sia un global internet sia una cosa positiva per come è questo internet. Il vecchio internet, che era uno strumento contro la sorveglianza, per lo spontaneismo, per una contronarrazione, eccetera. Questo internet qua? Tu rinunceresti a poterti collegare con un sito in Sudafrica, è come tutte le cose, è come tutte le cose, come tutte le cose, per la sicurezza, come tutte le cose. Il global internet è un grande americano al momento, quindi cioè, questa è la cosa. Ma per me, cioè. No, nel senso che io capisco, non condivido, figurati, è solo per dirti che è una questione di valore, da questo punto di vista qua, e secondo me c'è. Il problema è che, ma infatti ne parlavo con se Giovanni è andato via, secondo me arriveremo alla pace d'Augusta, nel senso che cuius regio eius et religio, nel senso che quando tu hai fiducia in una cosa, io no, quando però questa cosa è importante, no? Cioè è difficile, infatti ci sono, io non ho fiducia nelle organizzazioni, né pubbliche né private, quindi quando dicevi dello Stato figurati se dovrebbero bastonare ancora di più, cioè quello che hai scritto bellissimo di questi giorni qua, cioè totalmente condivisibile, però per me è indifferente che sia un'organizzazione privata, un'organizzazione pubblica, quando si parla di questo tipo di potere, perché Facebook non è una società per azioni di Cuneo che produce muletti, peccato, no, però per dire, stiamo parlando di, poi soprattutto Facebook non agisce come agente economico all'estero, perché è proprio espressamente un braccio della sorveglianza americana,
Ma non ne faccio un discorso anti-americano, sto solo dicendo che quando ci sono queste concentrazioni di potere, io, come per il mio sistema filosofico, sono più prudente. E poi, dal punto di vista proprio invece anche economico, sono anche, io credo che sia più efficiente, più creativo investire sulle persone, sullo spontaneo coordinamento tra persone. Questo non vuol dire essere contro l'intelligenza artificiale, figurati. Però anche lì, se tu usi roba mia per far soldi, o me la paghi o è pubblica. Cioè, nel senso, l'allenamento di intelligenza artificiale privata, con i miei dati, io sono un free marketer, io sono per libertà individuale e responsabilità personale. Però se usi roba mia, devi ragionare, siamo sulla frontiera. È quello che io sostengo, cioè, non è roba tua. Tu hai diritto a che sia protetta, ma non è tua. Ma invece è mia, nel senso lì, che... Lì c'è una grossa differenza. Io credo, no, infatti se no avrebbero dovuto scriverlo in Costituzione, cioè l'articolo 8 non doveva essere a diritto alla protezione dei propri dati, ma a diritti su, come un copyright. No, no, ma così è un punto chiave, infatti usiamo il termine privacy, ma secondo me qui il tema è libertà ed è molto più importante, non è politicamente... Okay. No, però capisco quello che dici, nel senso assolutamente il sistema di categorie attualmente in essere per discutere di queste cose, però naturalmente è stato sviluppato quando mancava questa possibilità di interferire nell'autonomia individuale. Infatti adesso i neorepubblicani alla PT stanno sviluppando questo tipo di libertà repubblicana nel contesto digitale, dicendo interferenza è controllata, chiaramente è una lesione non della privacy ma della libertà. Cioè, insomma, è proprio una questione filosofica difficile. Cioè, io oggi ho voluto solo condividere delle preoccupazioni, delle idee, con nessuna pretesa di sapere. È solo bello poter parlare di queste cose, perché oggettivamente sono la frontiera. Ho apprezzato molto. Sono la frontiera. Va bene, siamo andati un po' oltre il tempo. Sì, abbiamo tempo. Non vale la pena. Non so, in realtà è una domanda, non lo so. Tutto chiarissimo, è stato molto chiaro, la parte di Destroyance è chiarissima. Hai detto il modello coregolativo in relazione ai dati personali non funziona. Ero curiosa della tua parse constraints, perché hai menzionato, no, non l'hai menzionata, ma è comparsa nelle slide a un certo punto, Caterina Pistor, e lei identifica il problema nelle diseguaglianze create dal diritto, però dice anche che il diritto è la soluzione. Quindi volevo sapere, dopo tutti questi nodi, se tu avessi, quale fosse la tua parse constraints, qual è il tuo approccio? Qual è la tua idea? Se il modello corregolativo non funziona, se tu ritieni che non funzioni, che ci sono moltissimi problemi che assolutamente non possono essere affrontati, hai un'idea, hai a mente un... Si lega moltissimo. No, un po' discorso facciamo con Carlo.